Un cordiale saluto a tutti voi. Con questo documentario desideriamo portarvi a Betlemme, in Israele. Mentre scorrono le immagini della città di Betlemme, ripassiamo insieme un po' la storia e gli eventi. Ai tempi di Gesù, siamo in epoca della dominazione romana, Betlemme faceva parte della regione di Giudea, governata da Erode Archelao, figlio di Erode il Grande, e dal 6 d.C. dopo la destituzione di Archelao, era governata dal prefetto di Giudea Ponzio Pilato. Il significato del nome Betlemme in arabo è letteralmente casa della carne. In ebraico invece significa casa del pane. La città è la capitale del governatorato di Betlemme, dell'autorità nazionale palestinese, e si trova nella Cisgiordania, a circa 10 km da Gerusalemme, nei monti della Giudea. Betlemme in Giudea è un luogo noto nella Bibbia ebraica e nel Nuovo Testamento, riconosciuto come il luogo di nascita del re David e del futuro Messia. La Chiesa Cattolica colloca la nascita di Gesù il 25 dicembre, mentre per la Chiesa Ortodossa orientale è nato il 7 gennaio. Questo è dovuto dal fatto che la Chiesa Ortodossa continua a utilizzare il calendario giuliano e non quello gregoriano. Attorno al 350 d.C., Papa Giulio I trasformò la festa pagana dei Saturnali in una festa cristiana, dichiarando il 25 dicembre anniversario della nascita di Gesù Cristo. I Saturnali erano festività romane in onore del dio Saturno, legati al solstizio d'inverno che, secondo il calendario giuliano, fissato da Giulio Cesare nel 45 a.C., cedeva proprio il 25 dicembre. E tu, Betlemme di Efrata, così piccola per essere fra i capoluoghi di Giudea, da te uscirà colui che deve essere il dominatore di Israele. A circa 10 km da Gerusalemme, Betlemme, dall'ebraico Bethlehem, che significa casa del pane, talora denominata anche Efrata, la fruttifera, dal nome della tribù che vi si era stabilita, e ancora Betlemme di Giuda, per distinguerla da un'omonima località della Galilea, è per il Nuovo Testamento il luogo natale di Gesù, culla del mistero dell'amore senza tempo. Qui siamo a Betlemme, siamo nella West Bank, nella zona controllata dall'autorità palestinese. Questa è la chiesa della Natività, dove si commemora la nascita di Gesù, dove c'è la grotta dove è nato Gesù. La porta di entrata è bassa, è piccolina. Perché la gente, dicono, deve umiliarsi per entrare in questo luogo. In realtà potrebbe essere che l'hanno fatta bassa per far sì che i conquistatori che venivano non entrassero con i cavalli per fare dei danni dentro la chiesa. Non si sa esattamente perché. Comunque, adesso andiamo dentro a vedere la chiesa della Natività. Un'apertura di 1,20 m, la piccola porta dell'umiltà, così bassa da costringere chi entra a chinarsi, segna l'ingresso alla basilica. Fu realizzata in questo modo, restringendo gli ingressi originali per evitare che eventuali invasori vi entrassero a cavallo, e mantiene un significato simbolico per i moderni visitatori, sollecitati a farsi piccoli per andare incontro al mistero più grande. Qui siamo all'interno della magnifica chiesa della la Basilica della Natività, la Natività di Gesù Cristo. Questo è il luogo dove si commemora il posto della stalla, della greppia, dove Gesù è nato. È una chiesa completamente adorna con queste bellissime file di colonne, è una cosa stupenda. Qui, quando Elena, la madre di Costantino, fece il giro di tutti i luoghi santi della Palestina, quando arrivò qua, veramente diede l'ordine di fare una chiesa veramente stupenda. Questa è una chiesa bellissima. Adesso il pavimento è stato rialzato e la chiesa di Elena, praticamente il pavimento è sotto, che adesso dovremmo vederlo da qualche parte. Però, essendo stata rialzata, la greppia, dove Gesù era stato deposto quando è nato, si trova in basso, giù, che adesso andiamo a vedere. L'aula liturgica, a pianta basilicale, si compone di 5 navate, separate da 4 serie di colonne monolitiche architravate.
Il pavimento costantiniano, in parte ancora visibile attraverso botole di legno, è posto a circa 80 cm più in basso dell'attuale. È realizzato in splendido mosaico policromo, composto da piccole tessere a motivi principalmente geometrici, oltre a qualche figura di volatile tra volute di acanto nel settore dell'ottagono. Questo è l'ingresso dove c'è la mangiatoia e dove c'è la crippa dove è nato Gesù. Questo è sottoterra, perché ai tempi era molto più basso, molto più basso. Poi la chiesa l'hanno rifatta 2 o 3 volte e il pavimento si è alzato. Tutti i fedeli vanno giù per una preghiera nel luogo dove è nato Gesù. Molto presto i cristiani della zona venerarono e indicarono una particolare grotta come quella che aveva accolto la nascita del Salvatore. Invano, nel secondo secolo, l'imperatore romano Adriano aveva tentato di cancellarne il ricordo, convertendo il luogo al culto pagano. Nel 325 l'imperatore Costantino e sua madre Elena vi fecero costruire una grande basilica e sopra la grotta un monumentale edificio di forma ottagonale. 200 anni più tardi l'imperatore Giustiniano apportò alcune modifiche, sostituendo l'ottagono con un più ampio presbiterio trilobato e dando alla basilica la fisionomia che sostanzialmente conserva ancora oggi. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazareth salì alla città di Davide, chiamata Betlemme. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. Nel suo racconto della Natività, l'Evangelista Luca narra la deposizione del bambino nella mangiatoia. Matteo, invece, riferisce di una casa nella quale i magi entrarono e, trovatolo, lo adorarono. Da lì è sorta la luce delle genti, Cristo Signore. Da lì è partito l'annuncio di pace per tutti gli uomini che Dio ama. Hic de Virgine Maria Iesus Christus natus est. Qui è nato Gesù Cristo dalla Vergine Maria, ricorda la stella d'argento a 14 punte. La mangiatoia in cui fu adagiato, evidenziata da 2 colonne, è diventata un altare, dove Cristo si fa pane vivo. L'attigua chiesa parrocchiale di Santa Caterina, edificata dai francescani nel 1882 su una precedente chiesa medievale, di cui conserva ancora lo splendido portico, è il punto di partenza della quotidiana processione dei frati alla Grotta della Natività e alle altre grotte care alla devozione cristiana. Nelle immediate vicinanze della grotta si stabilì nel 386 San Girolamo per dedicarsi allo studio della Bibbia, realizzandone la celebre versione latina, Vulgata, divenuta poi ufficiale nella Chiesa d'Occidente. Sotto la conca absidale centrale, dietro la Grotta della Natività, si trova un particolare ambiente di epoca bizantina ricoperto sulle pareti da antichi graffiti devozionali. Al centro è collocata una vasca, con annesso canale fittile che la riforniva di acqua, legata a un'immagine ricorrente dell'iconografia orientale del Natale. La levatrice Maria Salomè, che fa il bagno al bambino appena nato. A circa 300 metri dalla basilica è invece il piccolo santuario della Grotta del Latte. Scavata nel tufo bianco, la grotta è molto venerata dalla popolazione locale, non solo cristiana. Si racconta che Maria, mentre allattava Gesù bambino in questo posto, una goccia del suo latte cadde nella terra e fece diventare la roccia della grotta tutta bianca. E questa roccia è molto ricercata fino ad oggi dalle persone locali e qualche volta anche da pellegrini che vengono da molto lontano, dicono che porti sollievo. Qui siamo dentro alla Grotta del Latte. Secondo la tradizione, quando Maria allattava Gesù, una goccia del suo latte cadde per terra e la grotta diventò tutta bianca. È un luogo sacro anche questo. Ma specialmente è un luogo sacro per le donne che vogliono avere un figlio e non riescono ad avere un figlio.
Vengono qua, raschiano la roccia, portano a casa la polvere come reliquia e con la loro credenza dopo riescono a partorire. È la grotta del latte. C'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande spavento, ma l'angelo disse loro: «Non temete. Ecco, vi annunzio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore, che è il Cristo Signore». A circa 3 chilometri dal centro abitato di Betlemme, nella località di Siyar el Ganam, nei pressi del villaggio di Beit Zahur, la tradizione cristiana, confortata dalla campagna di scavi di Padre Corbo agli inizi degli anni 50, colloca il campo dei pastori. Questo, secondo la tradizione, è il campo dei pastori. La notte che è nato Gesù, i pastori erano qui riuniti, ognuno con il proprio gregge, arrivarono gli angeli e li informarono di andare alla grotta, dove siamo stati prima. Andate là, che è nato il Redentore. Partirono e andarono là e onorarono e pregarono il bambino. Il campo dei pastori. Qui c'è una cappella che l'hanno fatta proprio per commemorare questo fatto evangelico. Questo è l'angelo che gli indica dove andare per trovare il bambino. Nel 1953 i francescani, su progetto dell'architetto Antonio Barluzzi, fecero costruire poco fuori dal villaggio, con il contributo dei benefattori canadesi, la cappella Sanctorum Angelorum and Pastorum. Terminiamo qui il nostro documentario su Betlemme. Grazie per la vostra cortese e apprezzata visione.